Caffè degli artisti. Termodinamicamente siamo lontani come me, con la gente che mi fa complimenti a gratis. Poi mi chiede quando faccio i soldi, se mi faccio i cosi. Faccio un pezzo a sforza di polmoni, fallo per il territorio. Si chiama Maggio 19 ed è il nuovo lavoro di Fausto Marino in arte Ness. Di cosa parla questo tuo nuovo atteso lavoro uscito anche da poco? Maggio 19 è un EP di 5 tracce che ho scritto insieme al mio fratellino artistico Mezzo Metro. Naturalmente il genere portante è il rap, e andiamo dal tristo all'allegro come se avessimo un esaurimento nervoso molto particolare. In tutta sostanza, ecco, ci siamo divertiti un attimo a paragonare il tempo di maggio 19, il meteo di maggio 19, dove magari ci si aspettava molto più sole, come in età giovanile si aspetta che qualsiasi ragazzo viva solo emozioni spensierate, situazioni belle, e invece è arrivata tanta pioggia, come appunto nella vita di un adolescente o più di un ventenne, magari tante piccole cose che agli adulti sembrano bazzecole, ecco, per un ragazzo possono sembrare i veri tsunami di emozioni negative. Ed è paradossale che sia ancora qui ad urlare contro il cielo che va tutto male. Qui non si può cambiare questo posto, e me l'han detto a schiaffi e pugni in ogni posto, ma io lo posso fare, posso urlare ancora contro il cielo che va tutto male. Le emozioni di un giovane come posso essere io a 19 anni, lui a 29, che si ripetono ciclicamente, che magari oggi stai proprio benissimo perché ti è successo magari qualcosa di bello, ma e tu stai proprio wow. E invece il giorno dopo ti succede magari una piccola cosa che ti butta tutta l'acquazzone, la pioggia addosso. Maggio 19 comunque si focalizza su quello che sappiamo fare meglio, o meno pensiamo di fare meglio, ovvero scrivere il rap, scrivere le rime, esprimere determinati concetti, cercare di lanciare un messaggio preciso. Adesso siamo anche amici, no? Ci conosciamo, usciamo, ci mangiamo la pizza insieme, per dirti. Però io prima ero fan suo, cioè io andavo, quando è uscito Filosofi per esempio, io sono andato a comprare il disco da fan, mi piacciono le tue canzoni, quindi già là. Poi ci siamo pure già trovati a collaborare, ad esempio col disco mio che è uscito l'anno scorso, che l'ha prodotto tutto quanto lui, e in studio alla fine ci troviamo benissimo. Io ho sempre creduto e credo ancora tutt'oggi che Mezzo sia una delle persone, dei ragazzi che scrive meglio in assoluto, per quello che ho sentito io, per quello che ho visto io, per quello che ho letto io. Continuo con Old Harlem comunque a cercare quanto più possibile di dare spazio agli artisti che mi piacciono, a me, i collaboratori, soprattutto artisti di zona. Comunque la mia fame, la mia passione per quello che è il mondo musicale non si ferma, il confronto è tutto, soprattutto con chi sta fuori, con chi magari è più addentro ai discorsi, e diciamo che finché non si ci ferma ma è tutto bellissimo, e si vive di passione, finché si vive di passione va benissimo, poi se c'è qualche soldino meglio ancora. Per cantare libertà su questa base, in base a ciò che m'accade oggi, sto troppo bene, domani c'ho mille pare.